Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, video cattivo, cioè io non sono qua a pettinare le bambole, ma sono qua veramente a fare le pulci a tutto quello che è accaduto nella prima e nella seconda serata di Sanremo. Inizierò da una cosa che mi urta moltissimo, Sanremo 2023, cioè Amadeus, a meno che tu non sia appena arrivato dall'Inghilterra, cioè. E quindi non sappia se non contare tipo fino a 30 in italiano, siano le uniche parole che tu conosci e non conosci nient'altro della lingua italiana. Allora io ti consento di dire 2023, cioè anche Morandi ieri ha detto Sanremo 2023. Ti prego, se sei inglese puoi dire 2023 in inglese, se sei italiano 2023. E con questo diamo il là a questo video che sarà cattivo, farà un po' le pulci a tutti. Dirò anche che cosa mi è piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, commentate con educazione, nel senso, nessuno se la prenda. Se avete, insomma, idee diverse dalle mie, va benissimo. Nessuna idea è un dogma incontrovertibile, tutte sono lecite. Lo facciamo anche un po' per distrarci e divertirci, quindi non sarò politically correct, ma sarò anzi un po' velenosa e quindi dirò le mie su canzoni, sui look, un po' su tutto, e voi potete fare altrettanto. Mi raccomando, teniamo sempre però una certa educazione, perché ieri ho pubblicato uno short su Blanco e su quello che ha fatto. È successo un po' il finimondo, YouTube ha bannato un sacco di commenti che praticamente li ho c'è una sorta di controllo sulle parolacce. È arrivato di tutto, quindi state buoni. Sigla, che abbiamo da dire qua, abbiamo da dire. Allora, ragazzi, vado con ordine e quindi commenterò tutto, ma un po' stringata. Ho la scaletta della prima e della seconda serata. Inizio col fatto, appunto, che uno, ti prego, Amadeus, non dire più 2023. Detto questo, amo Gianni Morandi, bellissimo, fantastico, tiene il ritmo sul palco, un ragazzino, look meraviglioso, è elegantissimo, è simpatico, sempre gentile, sempre umile, sempre sorridente, un signore, un grande artista. Grazie Gianni, ti amo, voto 10. Anna Oxa, l'aspettavo come si aspetta la mattina di Natale per scartare i regali, cioè appena ho sentito che Anna Oxa mi tornava al festival, io felice, contenta. Arriva sul palco, mi è piaciuta tantissimo, mi è sembrata Patti Pravo, sembrava Patti Pravo. Io nel frattempo credo che metterò qua qualche foto. Mi sembrava Patti Pravo la Oxa, con questo look un po' gotico, un po' monacale, nessuna scollatura, anfibi, cappello bianco quasi, biondo platino, un po' la Patti, era un po' la versione Patti Pravo di Anna Oxa o Anna Oxa. O Patti Pravo in versione Anna Oxa o Anna Oxa in versione Patti Pravo, non lo so, però mi ha ricordato molto questo. Comunque, look che sembra, dalle cose che io sto dicendo, che io non l'abbia apprezzato, invece no, voto 10. Stupenda la Oxa. Mi inizia a cantare, ragazzi, un lamento. Cioè, io amo la Ox, è una delle mie cantanti preferite, veramente, cioè la adoro, ho una venerazione, per me è una dea della musica. Però, ragazzi, no, quell'acuto. Cioè io ho detto, oddio Anna, cosa mi combini? Infatti mi è finita alla fine della classifica. Peccato, peccato. Poi, Gian Maria, mostro. Non lo so, ragazzi, su certi sorvolerò, perché non ho tanto da dire. Un ragazzo giovanissimo, però insomma, cantano tutti un po' nello stesso modo. Mi sono un po' stufata. Sembrano tutti un po' i cloni di Sfera Ebbasta e di un certo tipo di trap. Si chiama la trap adesso. Sembrano un po' i cloni di quelli che fanno trap, sono tutti un po' uguali. Non mi ha detto niente. Mi arriva poi Marco Mengoni, vestito credo in Versace, tutto in pelle, un sexy motociclista. Mengoni è Bono, a me non piace, però so che Mengoni è molto Bono, sia per eterosessuali sia per omosessuali, piace a tutti, è trasversale Mengoni, cioè attraversa praticamente tutti i generi, tutti i gusti, piace a tutti, anche a me piace, nel senso che lo considero un bel ragazzo. Non sono mai stata una di quelle che si strappa i capelli per Mengoni. Quando ho sentito la canzone ho detto gnè, 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 gnè. Il giorno dopo l'ho riascoltata, niente,
date la vittoria a Mengoni e la facciamo finita, perché null'altro di sostanzioso mi pare esserci in questo Sanremo. Poi mi arriva ultimo. No, no, scusate, non è vero, mi arriva Ariete con Mare di Guai. Ragazzi, a me questa è una canzoncina, niente di pazzesco, però mi risuona, un motivetto che mi risuona. A proposito, ragazzi, se volete vedere un po' di Sanremo che magari ve lo siete perso, andate sul mio Instagram, Saidori, ho caricato le storie di ogni cantante, di certi pochi sono la foto, di quasi tutti almeno un pezzettino di canzone, con un po' di sondaggi, di considerazioni, quindi insomma ci passate quei 10 minuti in leggerezza. Trovate le storie in evidenza, appunto, Saidori. E Ariete, ma l'hanno mortificata, c'era vestita in Marni con questa giacca di pelle rossa oversize, poverina, mi ha fatto tenerezza. La canzone è carina però. Voto al look 3, alla canzone un 7 glielo diamo, però Mengoni si prende 10, quindi non può prendersi 7, 5, e sono già buona. Ok, poi mi arriva Ultimo. Ragazzi, io ho passato un anno in adorazione di Ultimo, a parte lo smanicato che non mi sostanzia niente di positivo, voto al look 4, era terribile, era un po' bruttarello, non mi è piaciuto, non mi ricordo chi fosse lo stilista, ma no. Lui ha cantato secondo me male, lo sentivo come tirato, come se l'avesse presa troppo alta. Non sono certo una vocal coach, è un parere da assolutamente una stonata che non sa cantare, però questo è quello che mi è arrivato da pubblico, quindi no. Voto alla performance Ultimo, ti do 5. Ho passato un periodo in cui adoravo Ultimo, lo amavo alla follia, adesso le canzoni di Ultimo mi sembrano tutte uguali, cioè ne ascolti una e le hai ascoltate tutte, quindi no. Poi arriva il turno dei Coma Cose, li adoro, adoro il timbro di lei, cioè, secondo me lei è proprio l'asso nella manica del duo, cioè pazzeschi. Vivian Westwood li ha vestiti, lei aveva questo abito meraviglioso che cozza un po' con questo suo look di capelli un po' roboso, un po' così, un po' da centro sociale, no? Che a me non piace il look di lei, però la trovo talmente stravagante, talmente particolare, è questo connubio tra il capello un po' così, un po' roboso, e il look fantasticamente glamour, cioè li rendeva, cioè 8 al look. Fighissimi, la voce di lei è bellissima, la canzone è come se fosse molto bella nell'idea, ma non decolla del tutto, secondo me ci potevano mettere ancora mano e tirarne fuori, cioè le strofe sono belle, il ritornello mi lascia un po' a desiderare, comunque diciamo che un 7 glielo do. Poi mi arriva Elodie, cioè parliamone, Elodie è buona, punto. Fantastica, trucco di Mr. Daniel Makeup, eyeliner grafico, pazzesco, cappello figo, corpo statuario, tutina trasparente con praticamente tipo un body e basta, come le ultime tendenze. Adesso sapete che la moda è uscire in collant e mutande tipo culotte, quindi lei rispecchiava questa cosa. Pellicciotta con le piume lunghe, che ve lo dico a fare, sono la regina dell'ecopelliccia, quindi adoro. Voto 10, 10 al look, 10 al trucco, bellissimo. La canzone si prende un 8, perché la canzone è oggettivamente molto orecchiabile, bella, e poi mi piace troppo quando dice: per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue. Cioè, quel verso è fantastico, proprio bella, bella, bella. Leo Gassman, bellissimo ragazzino, giovane, molto bello, la bellezza di famiglia, però ragazzi, cioè, con quella giacca, poverino, era Armani se non sbaglio, o era Versace, non me lo ricordo, comunque sembrava ci fosse cascato dentro. Voto al look 4, terribile. La canzone, anche lui canticchia un po' come cantano tutti adesso, non pervenuta, diciamo. Cugini di campagna, ho provato a astrarmi dal fatto che la cantassero questa lettera 22, Cugini di campagna, la canzone non è male, è solo che c'ho tipo un tarlo, siccome la cantano i Cugini di campagna, ho questo pregiudizio, e quindi non riesco a farmela piacere. Loro poi, vabbè, iconici, non potevano che presentarsi vestiti così, con le paillette, i tacconi, quello lì col baffo pazzesco, il casco di caccia, cioè, loro sempre uguali a se stessi, almeno c'è
diciamo, una certa coerenza, quindi voto 10 alla coerenza, voto 10. Poi aspettavo Gianluca Grignani. In ansia, appare dopo i Cugini di Campagna, mi appare questo Gianluca Grignani che mi è sembrato un po' Franco Califano, cioè il look mi dava di Franco Califano, ha iniziato a cantare e io, cioè, quando avevo saputo che Grignani partecipava al festival, ero tipo, vai, guarderò il festival solo per vedere te, o quasi, entusiasta come poche, ragazzi, ho capito solo papà, di tutto quello che ha detto papà. Nient'altro, cioè la canzone è confusa, la melodia non mi risuona, lui si mangiava le parole. Non commento il look perché non mi ha lasciato segno. Poi, Olly, Polvere, io sto Olly, non me lo ricordo. Quindi, stendo un velo pietoso sulla mia memoria bacata, non giudico Olly, ma evidentemente non mi hai neanche lasciato il segno, caro Olly. Con la zio. Idem come sopra, non me la ricordo la canzone, non mi ricordo nemmeno l'esibizione, quindi passo oltre. Mara Sattei è una bellissima ragazza, poteva usare un look figherrimo, mi si presenta in Armani con questo vestito meravigliosamente elegante, ma proprio una roba noiosa. Noiosa, che potrebbe mettere la moglie di un premier per il ballo alla Casa Bianca, bellissima, elegante, ma che noia, Mara Sattei, che noia. La canzone è carina, ma a me non ha fatto volare, quindi diciamo voto al vestito 7 perché è un Armani e quindi c'è una certa eleganza notevole, c'è, però a Sanremo vogliamo vedere robe pesanti, cioè noi ci stiamo ancora ricordando cosa portava la Oxa, la Bertè, cioè robe scioccanti, robe che ci facciano essere velenose, che ci facciano fare le nostre brave critiche, così voi ci levate il gusto. Cosa critichiamo noi? Cosa dovremmo criticare se voi vi presentate con un Armani nero, lineare, che non ha nulla, neanche una applicazione che noi possiamo, insomma, niente, noi vogliamo criticare, quindi 7 perché è un Armani. La canzone, appunto, sì, carina, ma non mi ha lasciato niente di che. Non commenterò la Ferragni perché c'è un sacco di materiale sia sul mio Instagram sia sulla mia pagina Facebook. Ne abbiamo parlato, riparlato. Cioè, basta, basta, ragazzi, non parlerò della Ferragni. Scusate che levo la suoneria in questo video perché se no, due balls, ne abbiamo parlato veramente in lungo e in largo. C'è anche un reel sul mio Instagram con un sacco di commenti sotto dove ci siamo tutti agitati e anche su Facebook stessa cosa, per cui passerò direttamente alla Fagnani, seconda serata, quindi andiamo alla seconda serata, la Fagnani. Allora, io adoro Belve, lei è cattivissima, per chi non la conoscesse è una giornalista che conduce Belve, che è un programma dove lei si mette faccia a faccia a fare delle interviste ai personaggi famosi e li dissangua praticamente come una belva, cioè una roba, ed è bravissima. In quel ruolo lì lei è invincibile. A Sanremo si è mangiato la belva, cioè la Fagnani mi diventa un agnellino e Sanremo se la mangia. Rigida, poco empatica, non in feeling con i conduttori, a volte faceva delle battute, non riusciva a inserirsi, mancava questo collegamento con il pubblico, appunto con quegli suoi abitucci da ragazza per bene che non si presta a ricevere delle critiche. Lei voleva, secondo me, apparire come quella che arrivava con gli abiti ineccepibili e non creava le discussioni e le problematiche, diciamo, di persone che si scannano sui social come aveva fatto la sera prima la Ferragni. Ok? L'intento è raggiunto, però sei a Sanremo e noi vogliamo il sangue. Tu conduci Belve, dacci il sangue. Se tu non ci dai il sangue, noi ci annoiamo. E quindi, siccome noi in questo caso siamo la Belva, cioè noi siamo Sanremo, spettatori, palco, persone in sala, sala stampa, commentatori, social, sono Sanremo e diventano loro la Belva ti si è magnata. Cioè, abbiamo lasciato l'eosicina della Fagnani. No, non ci è piaciuta. Adesso andiamo a vederci la seconda serata che ho qua davanti. E la seconda serata, cioè, ragazzi.
menzione d'onore, dicevo, a quell'esibizione fantastica del trio Morandi, Albano e Massimo Ranieri. Cioè, io quando ero ragazzina, questi sì, questi, insomma, questi grandi artisti, come loro, come tanti altri, si esibivano a Sanremo in queste trasmissioni qua, rompevo sempre le pelotas a mio padre dicendo: ancora sti vecchi, ancora sti qua, hanno rotto le scatole, che canzoni da vecchi, cioè sono quattro carampane. Ieri ho caragnato dalla prima all'ultima nota che hanno cantato, ho pianto perché mi faceva nostalgia, cioè mi ricordavo di quando ero giovane, evidentemente sono anziana, evidentemente c'è un po' di, come dire, balletto ormonale che danza dentro me, ho pianto dalla prima all'ultima nota, soprattutto quando cantava Morandi, che era il cantante preferito di mio padre, e quindi mi sono veramente molto commossa. A parte il fatto che Albano ci ha compiuto 80 anni e gli altri due credo che siano lì, cioè saltavano, cantavano, ballavano come dei ragazzini, cioè chapeau, chapeau, grandi artisti pazzeschi, mi sono piaciuti, voto 10. Poi, allora, Will mi canta stupido. Will, io te lo devo dire, cioè te lo devo confessare, non mi ricordo di te, quindi non ti posso dare un voto. Imodà, super attesi, Imodà, Checco mi arriva sul palco. Niente, io manco me la ricordo la canzone dei Modà, ragazzi. Non mi lasciate un segno, voto 4. Cioè, siete in Modà, mi aspettavo una roba pazzesca. Niente, non mi avete. Niente. Cause perse, se tu direi che hai centrato in pieno il mood, causa persa. La canzone è proprio. No, non ci siamo, voto 2 così, ma per la presenza e per la giovane età. Articolo 31, cioè io addirittura ho il biglietto per il concerto di maggio regalatomi dal mio fidanzato, cioè io adoro gli articolo 31, era una fangirl degli articolo 31, andava ai concerti, cioè proprio fanchitarro, cioè zarri, zarrissimi, e sempre di moda, appunto perché lo zarro è di moda perché non è di moda mai, cioè diceva la loro canzone, quindi molto zarri, J-Ax, DJ Jed, però la canzone mi ha perso quel gusto della zarritudine vera. Fanno i riferimenti al fatto che ora hanno la family, che devono essere appunto responsabili. Li volevamo un po' più scalmanati, vi devo dire la verità, li volevamo un po' più così, un po' più cattivi, un po' più articolo 31. Quindi, plauso al ritorno, voto 10 per il ritorno sul palco, perché volevamo di nuovo articolo 31, però dico la verità, io vado al concerto a maggio per sentire i fasti del passato. Non mi cantate questa nuova, o meglio, vabbè, ve lo consento perché la canterete, io lo so, e quindi ve ne fregherete della mia opinione e di quella di tanti altri probabilmente, però ecco, non ci siamo, non ci siamo. Voto 7 perché vi voglio bene. Un bel viaggio era la canzone, eh? Poi Lazza mi canta Cenere. Ragazzi, il motivetto di Lazza l'ho sentito stamattina mentre andavo dal parrucchiere, spacca. E infatti Lazza si è piazzato abbastanza in alto nella classifica. Non è una canzone di quelle che rimarrà nella storia di Sanremo, o comunque nella storia della musica italiana, però è un motivetto che secondo me quest'estate ci romperà le balle, mica male. Quindi Lazza, bravo, voto 7. Giorgia, parole dette male. Ora, Giorgia, noi ti vogliamo bene. Io la considero una delle più grandi artiste italiane. Voce meravigliosa. L'ho vista in concerto. È un CD. Cioè, voi mettete il CD, Giorgia canta uguale. Cioè, pazzesca. Però, uno, Giorgia, quei capelli, non si possono guardare quei capelli, sono terribili. Fate qualcosa, cioè fate una petizione, firmiamo qualcosa per i capelli di Giorgia, perché no, Giorgia, sono troppo brutti. E il vestito era una specie di tutina di Dior. Era Dior, ok, però era bruttarella, idem gli stivali. La canzone, io facevo fatica a capirne la melodia, a sentirla. È molto bello che lei l'abbia dedicata a Alex Baroni, morto addirittura più di 20 anni fa. È stato suo. Loro si erano anche lasciati quando lui morì, si erano appena lasciati. Infatti, la canzone si chiama Parole dette male, perché è proprio il fatto che loro si sono lasciati senza dirsi bene quello che provavano, appunto con parole dette male. C'era un qualcosa ancora di non detto quando lui è morto. Ed è bellissimo che lei dopo 20 anni abbia ancora voglia di ricordarlo, lo ricordi sempre, mette sempre qualcosa sui social in memoria di Alex per gli anniversari della sua morte, nonostante lei si sia rifatta una vita, abbia avuto un
un bambino che adesso ha 13 anni, stia da un sacco di tempo con Emmanuel Lo, quindi bellissima cosa che ci sia ancora questo legame d'affetto con Alex Baroni, appunto. Però la canzone non decolla. Voto a Look 5, la canzone 6, solo perché la voce di Giorgia è meravigliosa. Poi, con la pesce di Martino, ragazzi, io dopo musica leggerissima ero lì che aspettavo con la pesce di Martino con l'entusiasmo che avevo quando ero ventenne e la sera dovevo andare a ballare e c'erano movimenti, insomma, che si preannunciavano interessanti. E quindi quando loro sono arrivati sul palco io ero lì super eccitata. Ragazzi, a me sembrava sempre che dovesse partire musica leggerissima. Secondo me loro hanno ripreso musica leggerissima, un po' di accordi di musica leggerissima e ci hanno messo sopra questa splash, si chiama. Io ogni tanto, cioè, a qualche passaggio della canzone avrei potuto continuare cantando voglia di musica, la na 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 na, voglia di niente, na 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 na, che era musica leggerissima. Niente, ragazzi, no, voto 6 perché siete sempre molto bravi e cantate bene, però insomma dovevate farci un'altra bombazza come quella lì e non c'è stata. Poi Shari, Egoista. Ragazzi, cioè, il look di Shari era terribile. Dolce Gabbana, animalie dalla testa ai piedi, vestito stivali, cappello biondo, chi più ne ha più ne metta, cioè proprio non classificata. Brutta, brutta per essere brutta. Non lei, non come donna, parlo del look, dell'insieme tra il biondo, non mi permetterei mai di giudicare brutta o bella una donna, è proprio una questione di look. Non mi è piaciuto proprio lo styling, quindi la scelta dell'insieme, questo no. La canzone è inqualificabile, cioè, è brutta per essere brutta. Due, ma perché sono buona. Madame, il bene nel male, era vestita da Off-White, in white. Era terribile, quanto le stavano male quegli stivaloni, non si può dire, era veramente terribile. Ho scoperto poi che il vestito aveva anche un retro, che forse era peggio del davanti. Non voglio, cioè due, voto due. La canzone, so che farà successo, perché è così, so che farà successo, ma io non tollero il modo di cantare di Madame, proprio mi infastidisce, e quindi a me la canzone è piaciuta zero, proprio brutta secondo me. Levante, ragazzi, io appena l'ho vista arrivare ho detto, avvertite tutte le armocromiste, fatele sedere, sali, pezze bagnate per farle riprendere dagli svenimenti, ventagli per insomma la iperventilazione, per tenerle un po' così, evitare insomma che collassino, perché secondo me le armocromiste, quando l'hanno vista con quel giallo sui capelli, si sono prese malissimo. Al di là di questo, ha osato, quindi per me, siccome siamo a Sanremo, brava Levante, anche per i capelli, perché anche se a me non piacciono, però ci dai materiale, Levante, quindi grazie, ci dai materiale per la nostra cattiveria, quindi ci piace. La tutina in pelle, ascellare, appunto stile quasi body, è perfetta, è di Etro, era meravigliosa, era un look grintoso, vincente, figo, adatto a Sanremo, quindi ti becchi un 10, Levante. La canzone era bruttissima. Poi, Tananai, io l'avevo adorato perché è un ragazzo spiritosissimo che fa molta autoironia su se stesso, si prende anche in giro dicendo di cantare malissimo, l'anno scorso l'aveva detto, mi fa morire, è simpatico. L'avevo visto anche in varie trasmissioni, forse Muschio Selvaggio da Fedez, è troppo simpatico. E quindi Tananai ci piace e aspettavo con ansia la sua canzone, perché a me quella dell'anno scorso era piaciuta tantissimo. Lui era arrivato in fondissimo in classifica, però poi la canzone aveva avuto tanto successo perché era un motivetto super orecchiabile, fighissimo. Quindi lo aspettavo al varco quest'anno. Quando ha iniziato a cantare mi tira fuori un verso che per un amante come me di quel gruppo era tipo, non so, una roba fighissima. Infatti lui dice, stavamo parlando mentre ascoltavamo i Police o qualcosa del genere, parlando, chiacchierando, non so, comunque dice che lui era con questa ragazza mentre ascoltavano i Police, dice il verso, no? Io dico, wow, cita i Police, figata, se non che subito dopo il mio cuore si è spaccato come un vetro spaccato sul pavimento in 10.000 pezzi, perché lui finisce il verso della canzone dicendo, e poi ha suonato la Police. Ma sei serio?
Cioè, stavamo ascoltando i Police e poi ha suonato al citofono la Police. Cioè, non puoi farmi una roba del genere. Quindi, cioè, sono due le cose. O è un genio, potete votare, ragazze. Tananai, genio o sono seriamente in imbarazzo per questa cosa? Io ero in imbarazzo, cioè, mi si è spaccato il cuore. Quindi ero veramente sconcertata, vabbè. Poi, è arrivato Rosa Chemical con degli artigli così lunghi, ragazze, che io non posso pensare come una persona possa articolare le mani con quelle unghie lunghissime, però era un look scenico e quindi, insomma, non lo devo giudicare per la vita di tutti i giorni. Al di là di quello, per me il suo look era terribile, non mi piaceva affatto, e non perché lui sia un maschietto e non una femminuccia, cioè, ho apprezzato dei look di Lauro, Achille Lauro, che voglio dire, no? Ma proprio il suo non mi piace, lui mi sta sulle balls e mi è super antipatico. Non lo so, non ho un feeling con sto ragazzo. E la canzone, secondo me, era terribile. Made in Italy si chiamava, credo, la più brutta del festival, eppure si è piazzata abbastanza in alto. E l'ultimo credo sia stato Se tu. Mamma mia, ragazzi, c'è cioè, la canzone Made in Italy, cioè, tipo che io mi taglio. C'è una cosa inascoltabile, veramente terribile. Quindi voto 1 alla canzone e anche 1 al look. LDA, se poi domani non me lo ricordo, quindi non posso giudicarti e ti salvi così. Paola e Chiara, anche loro attesissime, ero lì che dicevo, vai, se, cioè, infatti ho fatto anche una storia, ho detto, se non ci salvate voi la situazione, io non ci voglio credere, cioè per forza mi dovete salvare la situazione. Cosa fanno? Entrano con questa colata di glitter in faccia, avevano il glitter completamente spalmato su tutta la faccia. No. Ok, sì, sembra che io mi contraddica perché era Sanremo, volevo dei look scenici da criticare, quindi sì, per il fatto che ci avete regalato qualcosa su cui straparlare. Grazie Paola e Chiara, però era veramente brutto. Il vestito era Dolce & Gabbana con una specie di corsetto, ci sembrava una cintura per il mal di schiena, sempre tutto argento in paillette. Mamma mia, erano veramente terribili. La canzone è un motivetto di quelli che ci ricorda veramente Festival. Na na na, questa musica. Na 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 na. Era una roba del genere. Quindi farà furore, appunto, si chiama Furore la canzone, quindi furoreggerà. Però insomma la volevo anche un po' più zarra, un po' più no, già, zarra, abbastanza zarra. Silvia, devi ammettere, non lo so, non mi ha convinto. Voto 6 perché le aspettavo con ansia e tutto sommato un po' di materiale ce l'hanno fornito sia per canticchiare sia per criticare, quindi un 6 è una sufficienza visto che Sanremo gliela diamo. L'ospite poi della serata straniero erano i Black Eyed Peas. Fergie, dove sei? Veramente, noi ti rivogliamo sul palco. Si dice Fergie o Fergie? Non l'ho mai, non me lo ricordo più ormai, tanto che sono un po' di anni, credo che sia dal 2017 che lei ha mollato i Black Eyed Peas, però non è più la stessa cosa. Cioè io proprio dopo 5 secondi che stavano cantando mi stavo già annoiando e quindi sono andata in quel momento a lavarmi i denti, a struccarmi e vi ho detto tutto. Detto questo, adesso siamo in attesa della serata di stasera, o terza serata, credo che ci saranno le cover e per certi versi, grazie al cielo, perché certe canzoni così non ce le riascoltiamo. Spero che noi possiamo ascoltare solo le cover stasera e non sia le cover che le canzoni, se no finiamo alle 5 del mattino. Iconico Fiorello nel collegamento di fine serata, sempre super simpatico, mi fa morire la cosa che c'è sempre appunto che lui non ce la fa, perché il collegamento avviene troppo tardi e lui è tramortito dal sonno. Io lo amo Fiorello, è veramente super simpatico. Detto questo, ragazze, via libera alle vostre velenosità, mi raccomando. Tiratele fuori tutte quante. L'importante è che non vi scanniate fra di voi se avete pareri discordanti o che non ve la prendiate con me se ho insultato il vostro artista preferito, perché comunque voglio dire, sono pareri che lasciano il tempo che trovano. Stiamo parlando veramente di quisquilie, quisquilie. Quindi buttate tutto il vostro veleno nel vostro commento, sbizzarritevi e dite la vostra su tutto e su tutti. E noi ci vediamo magari con una puntata, diciamo, di questa rubrica sanremese al termine, diciamo, di questa kermesse per vedere, insomma, come è andata a finire. Chi ha vinto? Mengoni. Cioè, Mengoni, non può essere altrimenti.